Lo scopo del progetto SAC è stato la realizzazione di un sistema reticolare fra 5 comuni, comune di Gioia del Colle, Casamassima, San Michele, Turi e Acquaviva, finalizzato per la prima volta. Questi 5 comuni sono in rete per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Per realizzare questo, la prima fase è stata l'individuazione di ripetitori centrali, esattamente 5, ciascuno in ogni comune, che funge da attrattore turistico a cui si collegano i beni culturali minori che fungono da antenne diffuse previste nei percorsi tematici. Realizzare quindi l'obiettivo del progetto SAC abbiamo dovuto mettere in atto delle azioni strategiche. La prima azione è stata la realizzazione laboratori didattici, quindi abbiamo puntato sul turismo scolastico, laboratori veramente innovativi che non si sono mai realizzati in questi comuni in precedenza, perché lo studente non riceve passivamente le nozioni durante il percorso didattico, ma è direttamente attivo, coinvolto emotivamente nella iniziativa e coinvolto anche dal punto di vista innovativo con metodologie del tutto innovative, utilizzando tecniche nuove, vuoi percorsi virtuali, anche tavoli interattivi.
Al progetto, diciamo, al turismo scolastico abbiamo abbinato delle azioni che puntano su un turismo adulto, ovvero la creazione di scenari culturali immersivi, quali la realizzazione di mostre. Le mostre fotografiche nel comune di Acquaviva e nel comune di San Michele, le mostre relative alla ceramica nel comune di Casamassima e nel comune di Turi e le tavole barocche, quindi una mostra d'arte nel castello Normanno Svevo che ha riscontrato un notevole applauso per il turismo di prossimità e non.